La parola al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Grazie di cuore, grazie Matteo, grazie Luca. Io sono molto grato per questa occasione, per questa opportunità. È stata un'estate un po' particolare, perché accendendo le televisioni, aprendo i giornali, i messaggi negativi, i messaggi delle cose che non andavano, e anche le dichiarazioni dei politici, intendiamoci, erano decisamente più numerosi dei messaggi di speranza, di positività. E mi sono domandato se questa straordinaria responsabilità che abbiamo nel condividere la guida di un paese così bello, così ricco di storia, ma così ricco anche di futuro, perché noi abbiamo voglia di essere orgogliosi del nostro futuro, non soltanto orgogliosi del nostro passato, se questa grande responsabilità non meritasse uno sforzo diverso da parte mia e da parte nostra. Mi sono domandato, cioè, qui va tutto davvero così male che sembriamo un set per le sfighe più numerose del mondo? O siamo, come io penso e credo, una realtà ricca di problemi che vanno affrontati e risolti, che non vanno nascosti, ma anche di opportunità, di straordinarie esperienze di gente che ce la fa, di mondo del volontariato che è leader mondiale in termini di relazioni umane, di aziende che continuano nonostante tutto e nonostante tutti a andare avanti, di una qualità dell'educazione, della scuola, delle università che è invidiata in tutto il mondo. Cos'è l'Italia davvero? Allora, parlando con Matteo, ci siamo detti, perché non prendiamo la palla al balzo della firma del protocollo per Pesaro, città della musica? Ho visto che Ricci ha risolto il problema, ha messo il cartello lo stesso, città della musica. Ora ci provo anch'io con un paio di riforme, le dico che le ho fatte, no scherzo, ma ci lavoreremo insieme ed è una bellissima iniziativa, però prendiamo l'occasione per andare nei luoghi delle nostre città e per come guardarci allo specchio. Se Pesaro si guarda allo specchio, vede, se Pesaro si fa un selfie, vede una realtà dinamica, intrigante, bella, ricca di cultura. Vede una realtà che in questo teatro ricorda un genio assoluto della musica, ma che ha bisogno di essere proiettata nel futuro. È la stessa, identica storia del nostro paese. Siccome io in questi 15 giorni di vacanze sono stato molto felicemente a casa, al paese, dopo tanto girellare, sparso per l'Italia e per il mondo, sono tornato nel bar di dove ero piccolo, sono sempre stato, e che poi è il luogo dove ti conoscono, per quello che c'è una dimensione che è fondamentale, no? Cioè dove non c'è da mettersi giacca, cravatta, sei quello che è cresciuto fin da piccolo. E una signora del mio paese mi ha detto: posso dirti una cosa negativa? E io, prego, perché sono qui apposta. Non le state raccontando bene le cose che fate. Bisogna farle di più, farle di meglio, ma coinvolgeteci di più. Ci ho un po' pensato in questi giorni e in queste settimane, allora con voi vorrei sperimentare un numero zero. Scegliere dei teatri, dei luoghi di bellezza. Cos'è il teatro? Il teatro è il luogo del sogno. Oh, l'Italia è piena di piazze e di teatri dove generazioni interne e generazioni anche non soltanto basate soltanto sull'interno, ma anche capaci di sognare all'estero, hanno creato bellezza, hanno prodotto entusiasmo, hanno avuto la forza di sognare e di costruire sogni concreti. E però i teatri sono luoghi in cui non si vive soltanto la dinamica del sogno, ma si vive la dinamica del bello. Allora ho detto: prendiamo un teatro, prendiamo 100 teatri in Italia, ma partiamo da un teatro bello, partiamo da Pesaro e vediamo insieme se le cose che stiamo facendo sono davvero cose che stanno coinvolgendo le persone, oppure se anche noi diventiamo come tutti i politici che dopo un po' che stanno nei palazzi perdono la propria freschezza e il proprio entusiasmo. Siccome io non voglio perderlo, ho buttato giù in questi 15 giorni, metti Franco, vediamo ho buttato giù un elenco di punti. E alcuni di questi sono le risposte a Matteo Ricci, non ci eravamo messi d'accordo, ma non dubiterete che su alcune di queste questioni, alcune sono state già realizzate, in questa si vede? Sì, si vedono abbastanza bene. Altre invece no. Per esempio, io potrei dirvi delle tasse, lo ha già detto Matteo Ricci.
sembra che uno riduca le tasse perché è preoccupato, ma soprattutto tu vuoi abbassare le tasse perché sei vuoi aumentare il tuo livello di consenso. Questa è una cosa che non ha senso. Tu non abbassi le tasse per aumentare il livello di consenso, abbassi le tasse perché è giusto, perché un paese come il nostro non è come altri paesi dove la tassazione è fin troppo bassa. Il nostro paese è un paese con una tassazione esagerata. Abbassare le tasse significa restituire libertà. Aggiungo, avere un criterio di equità sociale. Per esempio, la prima cosa che abbiamo fatto sono gli 80 euro, no? Questa è una di quelle già fatte, la vedete lassù in cima, nel quadrato verde. Tutti mi hanno detto, ah, tu hai fatto gli 80 euro perché volevi vincere le elezioni. Anzi, hanno vinto le europee perché hanno fatto gli 80 euro. Oh, non se lo ricorda più nessuno, ma gli 80 euro sono arrivati dopo le elezioni europee. Se noi raccontiamo a qualcuno degli addetti ai lavori, come mai Renzi ha vinto le elezioni europee nel 2014? Per forza, perché ha dato gli 80 euro. Sono arrivati dopo. Però il racconto è che gli italiani sono bravi a votare soltanto per le tasse. Non è così, anche perché sennò avrebbero smesso di votare da quel dì, visto il livello di tasse che ci sono ormai nel nostro paese. Per esempio, abbassare le tasse è una scommessa che non si fa soltanto in un anno. Nel 2014 gli 80 euro per 10 milioni di persone. Tra di voi c'è qualcuno che ha ricevuto gli 80 euro sotto i 1500? Uno, due, sì, vedo poche mani alzate. Qualcuna c'è? Sì, signora, ok, va bene, mi fido, va bene. E questa è andata. Ed è una che ci siamo, e che rimarrà per sempre. Quindi non è un qualcosa che rimane soltanto per un periodo, rimane per sempre. Il secondo anno, 2015, il costo del lavoro. Non so se ci sono degli imprenditori, ci sono imprenditori in sala? Un po' di imprenditori sulle mani, qualche imprenditore c'è. Io non so quanto vale per voi sul 2015 la componente costo del lavoro dell'IRAP. Dipende naturalmente dal numero di persone che avete a lavorare, ma abbassare le tasse sul costo del lavoro, o meglio, eliminare la componente costo del lavoro dall'IRAP, è una cosa di buon senso. Scusate, vi rendete conto che siamo a un livello in cui chi assumeva doveva pagare più tasse? Questa prima mossa che abbiamo fatto per ridurre il costo del lavoro ancora non basta, ma è un secondo elemento. Prossimo anno togliamo TASI e IMU per tutti. Nel senso che non è possibile continuare questo giocattolino dove la tassa sulla casa l'abbiamo messa, tolta. Qualcuno dice, ah, ma se togli la tassa sulla casa sei come Berlusconi. No, Berlusconi è quello che l'ha anche rimessa la tassa sulla casa, votandola insieme a Monti. Non è questo il punto. Una cosa non è se l'ha fatta Tizio o Caio, è se è giusta o non è giusta. Se partiamo dagli 80 euro, cioè dal persone che guadagnano meno, poi interveniamo sull'IRAP costo del lavoro, poi interveniamo sulla casa, ci possiamo poi concentrare nel 2017 sull'IRES, cioè sulla tassa per le imprese, abbassare ancora una volta per il lavoro, per chi lavora, le tasse oggi sono più o meno al 31% la tassazione sulle società, portarla al 24%, più bassa della Spagna, e nel 2018 l'IRPEF. Questo per esempio è un criterio. Questa cosa sta passando o no? Secondo me no. Ma perché? Perché c'è l'idea che si abbassino le tasse soltanto per il consenso. E poi siamo tutti noi un po', abbiamo un po' di pregiudizio. Pensiamo che chi fa il Presidente del Consiglio pro tempore faccia queste cose soltanto per garantirsi un proprio futuro, anche perché siamo abituati a dei politici che sono abituati a stare per intere generazioni, per anni, decenni. Noi invece siamo quelli che dopo due mandati uno va a casa ed è un fatto positivo. Bene, allora, partiamo da questo presupposto. L'Italia, che tu voti destra, sinistra, sopra, sotto, nord, sud, quello che ti pare, ha bisogno di ridurre il carico fiscale. Perché è il paese che deve mantenere quel livello di sociale che sappiamo, ma iniziare a ridurre gli sprechi. Ovviamente, punto numero 6, a recuperare dall'evasione. Quest'anno abbiamo fatto più 7% dall'evasione, che non è granché, ma è un passo in avanti. E contemporaneamente, riduciamo per piacere, Franco, lo rimetti come la prima, contemporaneamente andare a intervenire sulle riforme. Allora, io vorrei citarvi alcune delle cose che stiamo cercando di fare, perché altrimenti sembra che
le riforme siano un giocattolino per addetti ai lavori. Se vuoi ridurre le tasse, e cioè rendere il paese un pochino più libero, hai bisogno di tagliare da qualche parte. Andate a vedere, fai vedere Franco la 8, l'anticasta. Cosa? Come signora? Brava, lei sembra che sia mia cugina, siamo messi d'accordo perché io adesso lancio riforme anticasta. Giuri che lei non mi conosceva prima, lo dica? Giuro, bravissima signora, perfetto. Sembra fatta apposta, è vero che io sono andato a braccio, però devo dire che la signora potrebbe farmi... Se lei viene, se facciamo il tour in 100 città, viene con me tutte le volte e facciamola. Tetto agli stipendi dei manager. No signora, però buona, se no la leggo lei, presidente, non va bene. Allora, tetto agli stipendi dei manager. Nel pubblico dall'anno scorso c'è un tetto. È alto, sono 240.000 euro lordi, non è che è un tettino, un tettone. E non l'hanno preso tutti. C'è ancora qualcuno che, approfittando del fatto di essere organo costituzionalmente rilevante, non ha il diritto di mantenerselo come... Cioè, se Ceriscioli c'è un dirigente che prende più di 240.000 euro, Ceriscioli lo può asfaltare. Se Ricci c'è un dirigente che prende più di 240, lo può asfaltare. Io, idem a Palazzo Chigi, al Senato per esempio, no, ma non voglio fare il caso del Senato, naturalmente, casualmente l'ho detto. Il tetto agli stipendi del... Non applaudite, non applaudite, che sennò può sembrare una polemica contro il Senato. Dimezzare i permessi sindacali. Ora, qui non voglio fare una polemica. Il sindacato è una cosa bella, però non è che se tu riduci il numero dei permessi sindacali, male non fa. L'importante non è avere... Noi abbiamo il maggior numero di sindacalisti d'Europa e il maggior numero di politici d'Europa. Se noi diciamo riduciamo un po' i sindacalisti, il numero, non riduciamo la dimensione, diciamo il numero dei sindacalisti e il numero dei politici, non è un attacco al sindacato, è un modo per dire al sindacato fai meglio il tuo lavoro. E allo stesso modo, tra le province in prospettiva al Senato ci saranno meno 3.897 politici di professione. Mi dicono, ah, ma se tu elimini questi politici, elimini la democrazia. No, non è così. La democrazia non è che siccome vuoi essere democratico ne eleggi sempre di più, sempre di più, sempre di più. Abbiamo al Parlamento 630 deputati e 315 senatori. Gli Stati Uniti sono 425 più 100. Non è che sono meno democratici di noi. Il punto è riuscire a dare un messaggio di controllo di quei politici che metti. Io voto Ceriscioli presidente della regione, bene, per 5 anni ci sta lui, se poi non è capace lo mando a casa, metto Ricci sindaco di Pesaro, per 5 anni ci sta lui, se non è capace lo mando a casa. Ma per questo siamo partiti dal semplificare il sistema. Sto dicendo delle cose che possono sembrare banali, ma è l'ABC, partire da rendere l'Italia un pochino più semplice di come l'abbiamo conosciuta sino ad oggi. E a me piace molto quello che ha detto Matteo e che confermava Luca. Per esempio, nelle Marche è mai possibile che ci siano 3, 4, 5, ma anche in Toscana, Vale, vorrei essere chiaro, aziende per provincia di un settore delle pubbliche, diciamo delle public utilities, cioè dei servizi pubblici. È impensabile. Noi con il disegno di legge delega Madia metteremo una norma, aiuterà questo il lavoro di Matteo e il lavoro di Luca, per dire che ci deve essere un ambito territoriale minimo. Matteo ha detto ce ne basterebbe una in tutte le Marche, io sono d'accordo con lui, sono d'accordo anche con Luca, ne parlavo mentre stavo parlando Matteo, forse un pezzo alla volta, step, magari puoi partire dalle province, ma quando ero sindaco avevo lo stesso problema e il meccanismo è che queste aziende, perché talvolta si fanno tante aziende? Mica per l'interesse del cittadino, ma perché almeno abbiamo consiglieri d'amministrazione, direttori generali, consiglieri dei revisori. Semplificare, ridurre, 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 fare un paese che sia un paese più semplice. Quest'anno, con la ripresa, grazie ancora al disegno di legge sulla pubblica amministrazione, per esempio faremo una cosa molto semplice, che ha anche aperto qualche discussione anche tra delle autorità presenti, e mi scuso con chi si sentirà magari in qualche misura chiamato in ballo. Noi siamo l'unico paese con 5 corpi di polizia. Guardate, sono bravi, Smettiamo di pensare che siano dei 5 corpi siano un'esagerazione. Sono troppi, vanno ridotti.
ma hanno personalità e professionalità straordinarie, e io sono molto fiero del fatto che abbiamo sbloccato dopo tanti anni gli stipendi delle forze dell'ordine. Qual è il punto però? Che 5 sono troppi. Il corpo forestale non sarà più un organo autonomo e starà a lavorare dentro soprattutto l'arma dei carabinieri e altre realtà. Perché? Perché quella professionalità va difesa, ma non è pensabile che ci siano tutta una serie di organismi e istituzioni in più. È la stessa cosa delle province. Le province vanno fatte funzionare, ma non con nuovi organi politici nuovamente eletti. Si prende i sindaci, si dice: sindaci, vi diamo le risorse che servono, ma mentre fate i sindaci gestite anche un ente di secondo livello, quale quello delle province. Perché faccio questo? Torniamo Franco indietro. Perché in realtà queste cose sono piccoline, sono banali, sono semplici, sono questioni dove alla fine il massimo di capolavoro che abbiamo fatto, la legge elettorale, è una legge elettorale che dice una cosa molto difficile, molto complicata. La legge elettorale dice: chi arriva primo vince. Quando io vado all'estero e dico: abbiamo fatto una legge elettorale dopo tanti anni, cosa dice la legge elettorale? Chi arriva primo vince. E mi fanno: Matteo, noi ci siamo arrivati da qualche secolo a questo principio. Ecco, noi in Italia no. Noi per anni abbiamo avuto un sistema in cui alla fine delle elezioni vincevano sempre tutti. Avete visto le interviste il giorno dopo alle elezioni? Ce n'erano almeno 4 che dicevano: io ho vinto, sono arrivato primo, ma ho avuto un bel risultato. Tutto sommato speravo un po' meglio, ma pensavo peggio. E non si capisce mai chi ha vinto. Al punto che lo dico io, chi fa il Presidente del Consiglio oggi non si era nemmeno candidato al Parlamento. Lo dico io, che ne sono parte in causa. Perché? Perché c'è un sistema in cui, assolutamente legittimo dal punto di vista costituzionale, il meccanismo di selezione e di creazione del governo è un meccanismo che non corrisponde direttamente alla scelta elettorale, ma a una serie di passaggi parlamentari del tutto doverosi, sacrosanti e legittimi, vorrei essere chiaro. Il meccanismo della legge elettorale è che se domani, magia, Ceriscioli e Ricci litigano e si candidano tutte e due alla guida del paese, e voi potete scegliere tra Ceriscioli e Ricci, quello che vince governa per 5 anni senza doversi stare dalla mattina alla sera a preoccupare dell'altro, e l'altro si preparerà a fare l'opposizione e a cercare di essere più bravo la volta dopo per governare. Invece da noi in Italia cosa accade? Accade che c'è sempre una rissa costante e permanente dove l'obiettivo non è il bene comune, ma è quello di fare le scarpe a quelli accanto, e tant'è vero che c'è un sistema che non può funzionare. Ecco perché la legge elettorale è una piccola cosa, ma dice il principio sacrosanto: chi arriva primo vince e governa per 5 anni e gli altri fanno opposizione. Naturalmente potremmo continuare su tutti questi singoli temi che presenteremo nei prossimi giorni. Pesaro è lo stress test, facciamo la prova a Pesaro per vedere se funzionano. Per ciascuno di questi ci sono delle cose da fare o da non fare. Sulla flessibilità europea abbiamo ottenuto che ci sia lo spazio fino a 16 miliardi di euro di flessibilità. Però fatemela dire così, così rispondo anche a Matteo dandogli ragione: non è pensabile che l'Europa sia il luogo dove soltanto si ragiona di spread, di debito, di burocrazia, di bilancio. Oi, se ne sono accorti adesso che c'è un problema di immigrazione, gliel'abbiamo detto per mesi. Se ne sono accorti soltanto adesso perché tocca anche loro. L'Europa deve recuperare la propria identità, la propria anima, la propria idealità, la propria dignità. L'Europa non è stata fatta soltanto per essere un luogo per burocrazie e conti sui bilanci. L'Europa è innanzitutto una dimensione umana, politica, culturale. Pensate a quanto è bella e grande l'idea di Europa e a come è stata svilita fino a questo momento. Ecco che potremmo continuare a lungo con tutte le singole iniziative. Io ne cito soltanto alcune senza stare a citarle tutte. Per esempio, fatemelo dire, noi siamo pieni di gente in Italia che nel raccontare che va tutto sempre comunque male, alla fine non si ricorda più nemmeno le previsioni che ha fatto. Cioè, se io guardo le previsioni di quelli che sono stati negativi nel giudizio sull'Italia degli ultimi mesi, potrei fare un elenco che inizia ora e finisce domattina. Ho sentito dire contro l'Italia le cose più inaudite, però vi voglio far vedere cosa diceva un autorevole statista dell'Expo soltanto qualche mese fa. La parola al noto statista Beppe Grillo.
su questa roba dell'Expo, non sapevo neanche cosa dire, sono arrivati tutti lì, tutti molto discreti, molto educati, tutti col cappellino, sono il capo ingegnere, buongiorno, guardi, non c'è un cazzo, cosa guardo, c'è niente, c'è un campo, quattro pezzi di cemento, guardi, qui ci verranno 2 milioni di persone, ma chi è che viene a Rho? Ditemi, ho chiesto a Milano, sei mai andato a Rho? Mai, mi toglierei i coglioni per andare a Rho. Diceva questo, era il 15 marzo 2015, 6 mesi fa. Chi ci andrà a Rho? Se aprite i giornali di oggi non riesco ad andare, ci sono 3 ore e mezzo per entrare nei padiglioni. Ma non è mica il successo nostro, i numeri delle, questa è l'Expo, chi c'è? Non la fate vedere a Beppe Grillo che ci rimane male. Ma i numeri dell'Expo, è soltanto un esempio, sono numeri pazzeschi. 142 paesi, 56 capi di Stato e primi ministri in visita, dalla signora Obama, che non è capo di Stato, ma insomma la moglie del capo di Stato, fino a Putin, dai sudamericani fino agli europei, dagli africani fino ai paesi asiatici. Ad oggi 11 milioni e mezzo di visitatori. Ma non è mica questo il punto. A me non importa se l'Expo, che tutti mi suggerivano un anno fa, mi raccomando lasciala andare, fai finta di niente, tu fischietta facendo finta di niente, tanto è colpa degli altri se non si fa. Mi raccontavano, mi dicevano, oh, quando parli dell'Expo, tu fai conto di non esserci stato. Tanto hanno fatto tanti casini in questi 7 anni che tu devi far finta di niente. Non si fa, non c'è problemi, non se ne accorge nessuno. Vi rendete conto a che livello siamo arrivati? Io ci ho messo la faccia e anche tutto il resto, diciamo così. E oggi l'Expo che funziona non è un successo del governo, è un successo dell'Italia. Tu puoi votare per Grillo, per la destra, per la sinistra, ma dovresti essere felice del fatto che ci sono tante persone che dicono sì all'Italia. È questo che io vorrei tirar fuori, è questo che mi ha insegnato la signora al bar del mio paese. Guarda che indipendentemente da come uno la pensa, quando c'è qualcosa che riguarda l'Italia, dovremmo smetterla di piangerci addosso e di guardare soltanto il negativo. In queste ore la polemica è sui numeri economici. Ho visto, torniamo indietro Franco, ho visto in questo mese di agosto in cui sono stato a casa, grandi polemiche dicendo il PIL in Italia cresce poco. Ora la storia del PIL è una storia complessa. Un grandissimo Bob Kennedy diceva che la felicità di un paese non si giudica solo col PIL, però quando vedi il PIL che va sotto, non so se si giudica la felicità, ma l'infelicità di un politico ve la garantisco che si vede. Qual è il punto? Il punto è che per mesi noi abbiamo avuto una situazione di difficoltà del PIL. Adesso che il PIL torna a crescere, apro i giornali e dico e vedo le facce che fanno, cresce poco. Ora io vorrei farvi vedere i numeri. Allora, nel 2012 siamo a meno 2,3. Negativo. Nel 2013 meno 1,9, negativo. Ora siamo a più 0,5, non basta. È chiaro che non basta. Ma guarda l'altra statistica, quella sullo spread, Franco. Noi siamo circondati da numeri che sono numeri che stanno modificando dopo tanti anni di crisi. Per esempio, se avessimo ancora il livello di spread che c'era nell'ultimo giorno del governo Berlusconi, dovremmo pagare ogni anno 9 miliardi in più di euro. Sono roba 9 miliardi, altro che abbassare le tasse. Eppure non ci fermiamo mai a dire che le cose stanno cambiando. Perché? Perché siamo portati mentalmente a guardare soltanto gli aspetti negativi. Oggi abbiamo ritagliato dal Sole 24 Ore quest'altra immagine. No, l'abbiamo ritagliata e poi l'abbiamo fregata senza farla vedere. Questa comunque è la fonte del Sole 24 Ore. Queste sono le borse da inizio anno, nonostante la caduta di questi ultimi giorni. Tutte stanno andando in negativo, New York meno 8 dal 1 gennaio, Shanghai meno 0,7, vedrete che proseguirà ancora in negativo vista la situazione che si sta creando, Madrid meno 5, Francoforte meno 1,6, l'Europa media meno 0,15, Milano più 7,5%. Non è che sono numeri merito del governo, non è merito di Ricci, non è merito di Ceriscioli, non è merito di Renzi, ma è il segno che se l'Italia smette di piangersi addosso, l'Italia può ripartire, a condizione di far cosa? Uno, di credere in noi stessi. Di credere in noi stessi. Abbiamo un sacco di problemi? Sì, li abbiamo. Però siamo in grado di superarli. I nostri nonni non si sono messi a piangere dietro un cantuccio quando c'era da ricostruire l'Italia. L'hanno ricostruita e noi dobbiamo imparare da loro come si ha il coraggio di stare
con la spina dorsale dritta. Due, bisogna avere il coraggio di fare alcune scelte, anche difficili, c'è anche talvolta da perdere un po' di consenso, si può anche perdere un po' di consenso, basta non perdere la faccia, ma bisogna poi chiedere a tutti noi di ricordarsi chi siamo. Ecco perché è bella l'idea di girare per i teatri ed è bella l'idea di Matteo di partire da Rossini, dalla città della musica. Perché se voi dite Italia nel mondo, non vi dicono le cose negative. Fate un esempio. Dite Italia a New York. Se trovate uno che vi fa un elenco di cose positive, quello non è italiano. Perché se è italiano vi dice, noi italiani. Faccio l'esempio più banale. Non fare l'italiano è la frase che si dice a uno che sta superando la fila all'aeroporto. Perché noi abbiamo l'idea che italiano uguale furbetto. Ma in realtà nel mondo Italia è benessere, qualità. Non è soltanto genialità della musica, è design, è innovazione, è talento. È curiosità nel senso latino del termine, domandarsi il perché delle cose, non farsi scivolare la vita addosso, provare nel proprio piccolo a cercare di fare del proprio meglio, faremo di tutto. E capite che questo è molto più importante di qualsiasi discussione che possono fare in Parlamento, ci portano 500.000 di emendamenti. Matteo, una risata li seppellirà, perché se vuoi cambiare le cose, provi a dire io voglio cambiare questo, questo e quest'altro, non cerchi di bloccare... Te ci avrai anche la tigna, ma noi ce l'abbiamo più di te. Ti immagini se noi non siamo capaci di, se noi ci facciamo bloccare da qualcuno che pensa di farci paura con lo spauracchio degli emendamenti. Fanno gli emendamenti e noi resisteremo un minuto in più di quello che resisteremo facendo gli emendamenti. E l'Italia la cambiamo perché siamo più innamorati di questo paese di loro. Perché non ci facciamo fermare da qualche cultore e custode del blocco. Ho visto l'altro giorno uno che ha detto, un autorevole statista, un altro, di cui non farò il nome, che ha detto adesso noi a novembre, il 6, 7, 8 novembre, blocchiamo l'Italia 3 giorni. È il leader della Lega Nord. Qualcuno gli dica che l'hanno già bloccata per 20 anni l'Italia, quelli lì, eh? Che quando c'era quello spread lì al governo c'era la Lega con Berlusconi, non c'era solo Berlusconi. Allora, il punto è, vogliamo continuare a litigare o vogliamo provare a occuparci del bene comune per il bene dell'Italia? A me non interessa bloccare l'Italia, a me interessa sbloccarla, rimetterla in moto, consentire a uno che ci vuole provare di farlo, avere finalmente il coraggio di aprire al mondo. C'è stata una polemica in questi giorni, in quest'estate, perché abbiamo scelto 20 direttori dei musei principali, alcuni sono stranieri. Ah! Oh. Avete scelto degli stranieri per i musei? Oh, ma quanti italiani ci sono a dirigere i musei stranieri? E che problema c'è se anziché scegliere i soliti faccio un bando internazionale pubblicandolo sull'Economist e poi il ministro sceglie tra i nomi che c'ha? Speriamo che li abbia scelti quelli più bravi di tutti. Io credo che sia così. Ma possiamo o non possiamo rendere finalmente i nostri musei dei luoghi che sono pieni di ricchezze inesauribili? Però sono talvolta presentati peggio degli altri musei, pur essendo pieni di roba più bella. Chi di noi va a fare un giro in un museo straniero vede un museo gestito benissimo, ma privo talvolta di opere d'arte di livello. Ora non voglio offendere i musei stranieri. Domani crisi diplomatica, Renzi insulta. No. È mai possibile che avendo tutto il ben di Dio che abbiamo, noi non siamo capaci di raccontarci come siamo. Possiamo fare un esperimento? Siccome venivo a Pesaro, ho detto, mi metti 1 minuto e mezzo di un crescendo rossiniano, Guglielmo Tell, ho giocato in casa, e ci metti delle immagini, a caso prese da Wikipedia, prese da Google sull'Italia. Guarda cosa è venuto fuori, provate a immaginare soltanto guardando.
Io non so voi, ma quando vedo certe immagini mi viene voglia di muovermi e di commuovermi. E penso che ciascuno di noi potrà votare quello che vuole la prossima volta, come è naturale che sia. Ciascuno di noi potrà avere le proprie idee, la propria fede, le proprie convinzioni. Però c'è un qualcosa che dovrebbe unirci. Lo dico dopo questo mese in cui il provincialismo della paura ha cercato di bussare alla porta dei nostri cuori, raccontando che siamo immersi, invasi, che siamo finiti, che non abbiamo più chance. Noi siamo questa cosa qua. E ciascuno di noi ne è in piccola parte erede e custode. Allora, vi può star simpatico o meno il governo, magari vi sta poco simpatico, vi può star simpatico o meno il presidente della regione, il sindaco, quello di prima era meglio di sindaco, potete pensare quello che vi pare della classe dirigente che al momento vi governa. Ma quello di cui c'è bisogno oggi è che tutti insieme facciamo uno sforzo per dare a questo paese, ai nostri figli e ai figli dei nostri figli, la possibilità di essere orgogliosi e grati di quello che hanno avuto in eredità. E se questo possiamo farlo è perché ciascuno si impegna per un pezzettino. Allora, aveva ragione la signora che mi ha visto piccolo nel bar di casa mia, sotto casa mia. Il punto non è se noi le stiamo facendo raccontando bene. Il punto è se noi siamo in grado di coinvolgere. Da qui ai prossimi 2 anni e mezzo non ci sono elezioni in vista. Quindi non c'è nemmeno da dire, ah, ma qui siamo in campagna elettorale. Da qui ai prossimi 2 anni e mezzo c'è però una situazione di paese che va finita di sistemare con le riforme, e noi non ci fermiamo neanche un minuto, e che va finalmente rimessa nella giusta direzione, riportando l'Italia a contare nel mondo, anziché stare alla finestra, anziché stare spettatrice e non essere protagonista. Io, perché tutto questo possa accadere, credo che sia necessario che noi, a livello di governo, ci impegniamo tutti i santi giorni con determinazioni. Magari qualcosa sbaglieremo, ne sbaglieremo tante, per carità, però ci proveremo fino all'ultimo giorno con grande determinazione. Ma anche a voi voglio chiedere una cosa. Dopo 20 anni di rissa, di polemica ideologica, per 20 anni l'Italia si è divisa in berlusconiani e anti-berlusconiani, in destra-sinistra. Io, che appartengo pure a un partito, a uno schieramento, sono il segretario di un partito politico, del più grande partito politico che c'ha questo paese al momento, io vi dico, è arrivato il momento, ciascuno, di coltivare le proprie idee, di tenerle, e viva Dio che si può confrontarci e avere idee diverse e andare alle elezioni e scontrarci fino all'ultimo giorno e che vinca il migliore, poi speriamo di vincere noi naturalmente, ma questo è un altro discorso. Ma quando poi c'è da lavorare, lavoriamo tutti insieme per il bene dell'Italia. Perché io credo che non sia possibile, con tutta questa ricchezza che abbiamo, questa ricchezza così, quasi, quasi disarmante da quanto è bella, permetterci il lusso di continuare a perdere tempo nel chiacchiericcio della politica tradizionale. Ecco perché da Pesaro, firmando il protocollo con Luca e con Matteo, io assumo un impegno verso questa città, ma chiedo anche a questa città di sostenere non tanto questo governo, ma di sostenere questo paese che deve tornare a essere quello che è, vale a dire l'Italia, portatore sano di bellezza. E se l'Italia torna a fare l'Italia, non ce n'è più per nessuno. Grazie di cuore e buon lavoro a tutti.